Rosego 3D Printer, visto che qualità di stampa, ragazzi, impressionante. Allora, premessa, quando mi hanno proposto questa stampante ho storto il naso, perché ho visto diverse recensioni di stampanti piccole che effettivamente erano dei giocattoli che stampavano male, e quindi avevo praticamente quasi rifiutato. Poi ho approfondito, ho guardato l'azienda, ho visto i prodotti, ho visto la qualità della stampa, ho detto vabbè dai, mandatemela, perché è un prodotto davvero interessante. Riuscire a ottenere un prodotto con questa qualità, con queste prestazioni, con questa stampa così definita, vuol dire che hanno utilizzato davvero dei componenti di buona qualità. È stata costruita bene, pensate, questa piccola scatolina pesa più di 8 kg, quindi è una struttura stabile, è una struttura studiata bene. Tra l'altro arriva già montata, l'unica cosa che dobbiamo fare è mettere il modem e mettere il portabobina sulla parte posteriore, poi direttamente l'accendiamo e iniziamo a stampare. Ha l'autolivellamento, ha il sensore di fine filamento, ha questa illuminazione che illumina il piatto di stampa che non è riscaldato, lavora con il piatto di stampa freddo e ci dà un'adesione fantastica. Ma vi sto togliendo tutto il piacere di vedere le inquadrature da vicino, quindi guardiamo da vicino di cosa si tratta, vediamola all'opera, vediamo i pezzi con i time lapse eccetera, e poi alla fine trarremo le conclusioni. Ma vi anticipo già da ora che è un prodotto molto valido, quindi iniziamo. Partendo dalla parte superiore, vediamo il tubicino in teflon e tutto il cablaggio raccolto all'interno di questo corrugato, che vanno ad inserirsi nell'hotend. Un'hotend rivestita con una stampa in 3D, non so però quale materiale abbiano utilizzato, con delle prese d'aria, sembra abbastanza robusta e resistente. Il tutto scorre sull'asse X e Y tramite queste barre tonde e dei cuscinetti, con dei movimenti molto fluidi. Il movimento degli assi richiama molto il core XY, ma in realtà non lo è, perché sono dei motori indipendenti che azionano singolarmente uno o l'altro asse. I motori si trovano nella parte posteriore all'interno di questo vano, dove potete vedere anche la vite senza fine che muove l'asse Z, quindi fa sollevare il piatto. Il piatto di stampa è flessibile, removibile, è magnetico e non riscaldato, e offre un'adesione fantastica dei pezzi a questa superficie ruvida, che davvero offre un'adesione molto elevata. L'unico piccolo neo, come potete vedere da questa parte, è un po' rovinato, e anche da questa parte, perché non si inseriva correttamente, ho dovuto limarlo leggermente, ma una volta eseguita questa modifica rapidissima, semplicemente limandola, è entrato perfettamente, ed eventualmente fate attenzione perché si creerebbe un gradino, quindi è un problema che si risolve in pochissimi secondi. Sulla parte più bassa abbiamo il display, un display a colori con tutte le informazioni necessarie, e nella parte frontale un grande tasto per accenderlo. Davvero molto comodo, perché solitamente le stampanti, anche le più grandi, hanno il tasto nella parte posteriore, e questo rende scomodo questa manovra. Invece nella parte frontale si pigia e si accende molto facilmente. L'ingresso USB invece è nella parte destra, facilissimo da raggiungere, pure perché è a pochi centimetri dal tasto. In dotazione vengono date questa chiavetta USB, classico tronchesino per poter tagliare il filamento, lo spillo per poter disostruire l'ugello, una bobina di filamento di colore bianco con la quale ho stampato questo pezzo, che è venuto veramente di una qualità elevatissima, insomma le solite cose che vengono date con le stampanti 3D. Questa è la parte posteriore della stampante, nella quale troviamo il supporto per la bobina che va semplicemente incastrato, alimentazione, poi il sensore di fine filamento e l'estrusore. Questo è il manuale di istruzioni, molto completo, sia per quanto riguarda i consigli generici, per quanto riguarda l'impostazione della stampante, tutto ciò che viene mostrato sul display. Ovviamente sul montaggio non viene riferito nulla, perché la stampante arriva già montata, basta semplicemente collegare l'alimentazione elettrica e il reggibobina nella parte posteriore. Lo so, state pensando che come introduzione è molto elementare, ma in realtà di una stampante che non richiede nulla per quanto riguarda il montaggio, che vi richiede semplicemente di inserire una penna USB nel lettore e poter premere il tasto di stampa, c'è semplicemente da apprezzare la qualità che ci offre. Quindi guardiamo direttamente la stampa dei pezzi. Ho stampato come primo pezzo una prova con questo file che si trova direttamente all'interno della chiavetta USB. Guardate che qualità di stampa, vi farò vedere ovviamente anche il time lapse di ogni singolo pezzo che ho stampato, e guardate che definizione elevatissima che ha questa superficie.
quasi paragonabile ad una stampa a resina. Ovviamente è stampato senza supporti, quindi c'è qualche piccolo difetto perché essendo direttamente all'interno della penna USB ho selezionato questo a caso e mi è fuoriuscito questa stampa. Ragazzi, effettivamente per una stampante così piccola, con un piatto di stampa non riscaldato, mi aspettavo una qualità di stampa molto bassa. Invece, decisamente una qualità di stampa elevata, molto molto apprezzabile. Sicuramente utilizzando i supporti avrei ottenuto qualcosa di meglio, però già così va più che bene. Come potete notare, cerco di stampare sempre gli stessi pezzi in modo da poter avere un paragone fra le stampe ottenute con le stampanti precedenti e quelle che man mano vi vado proponendo. All'interno della chiavetta, oltre a trovare i file G-Code per fare le prime stampe di prova, trovate anche il software. Si tratta di uno slicer proprietario, semplice da utilizzare e obiettivamente, arrivando da cura, ho avuto un attimo di esitazioni inizialmente. Poi, dopo aver smanettato un pochettino sui comandi, mi sono reso conto che effettivamente è molto semplice. Un po' più limitato per quanto riguarda le varie impostazioni, però comunque ne offre davvero tantissime ed è soltanto in lingua inglese, ci offre la possibilità di stampare con diverse qualità di stampa e utilizzare i supporti eccetera eccetera. Lo slicing è relativamente veloce, sto utilizzando un computer che avrà almeno 6-7 anni con un processore i3 e comunque lo ha realizzato, diciamo, con una velocità relativamente elevata. Adesso però passiamo a vedere la fase di stampa. Questa è la fase di autolivellamento. Il piatto di stampa si alza, lo tende, si muove e va facendo un check su 16 punti differenti. Viene dato in dotazione anche un piccolo fogliettino in plastica trasparente che serve come spessore per poter fare l'autolivellamento manuale. Infatti è possibile regolare l'altezza del piano di stampa tramite comandi presenti sul display touchscreen. E personalmente ho preferito comunque utilizzare questa funzione, facendo un livellamento con il classico foglio di carta. Come potete vedere, in questo caso, questo Superman ha una superficie eccellente, una qualità di stampa davvero molto elevata, davvero ottima. Peccato solo che questo filamento, quando si staccano i supporti, lasci queste tracce bianche. Però è un peccato perché si rovina comunque l'effetto. Ma non dipende dalla stampante, è un difetto del filamento. Guardate che qualità di stampa, davvero eccezionale. Forse è il migliore Superman che io abbia mai stampato. Sia sulla parte alta che ovviamente anche nella parte inferiore, tutto stampato con una definizione molto molto elevata. E ovviamente la piccola Benji, la barchetta, test di stampa per vedere se le impostazioni sono corrette e come si comporta la stampante durante il suo utilizzo. Nonostante abbia utilizzato un filamento scadente che viene dato in dotazione con una stampante, la qualità è davvero elevatissima. Sia sulla parte bassa, la scritta si legge perfettamente. Sulla parte posteriore è stata stampata pure in modo perfetto, si legge perfettamente la scritta, ora ci sono dei riflessi, comunque si legge benissimo. Non si sono formati filini di alcun tipo, è davvero una stampa che definirei perfetta al 99%. Ci sono dei micro difetti, come vedete qua sulla parte alta, ma sono davvero micro. È qualcosa che si è formato, ho rimosso con l'unghio, semplicemente strofinando il dito, e a me piace davvero tantissimo. Dopo stavo stampando questo cubo e non ho capito cosa sia successo e se sia stato causato eventualmente da un G-code difettoso, però durante la stampa di questo cubo, per vedere la calibrazione dell'asse X, Y e Z, a fine stampa purtroppo l'ugello si è bloccato in questo angolo e anziché sollevarsi è rimasto poggiato. E ha creato questo piccolo cratere nell'angolo in alto a sinistra. Quindi questo è stato l'unico difetto che ho notato durante l'utilizzo di questa stampante, però ripeto, non so se dipende dal G-code o meno. Quindi ho deciso di abbandonare questo test e rifarlo stampando come sempre, sempre lo stesso pezzo. Ragazzi, guardate che qualità di stampa paurosa. Davvero eccezionale. Vi faccio questa inquadratura perché si vede anche la parte alta, dove, come sempre, nel 90% delle stampanti c'è un minimo di difetto nelle parti sospese, ma comunque è una cosa molto diffusa nelle stampanti, e un piccolo difetto in questo angolo della Y. Per quanto riguarda la stampa in generale,
è davvero eccezionale, sia per quanto riguarda la qualità della superficie stampata perfettamente, che per quanto riguarda le proporzioni e tutto. Davvero una stampa eccezionale. E anche questo video è giunto al termine. Come avete visto, questa stampante riesce a stampare davvero molto molto bene. È piccola, però riesce a darci una qualità di stampa eccezionale, che non mi aspettavo visto le dimensioni, come vi ho detto all'inizio. Temevo di poter avere fra le mani un prodotto scadente e, come sapete, non mi piace proporvi prodotti scadenti. Voglio proporvi solamente ciò che ritengo che sia di ottima qualità. L'unico limite di questa stampante 3D sono le dimensioni, perché il piatto di stampa è 17 cm x 14 cm e ci offre un'altezza di stampa di 12,5 cm. Quindi, se vi serve per pezzi più grandi di queste dimensioni, effettivamente dovreste orientarvi su prodotti che possono offrirvi un'area di stampa maggiore. Ma per quanto riguarda la qualità costruttiva di questa stampante, per quanto riguarda la qualità di ciò che ci permette di stampare, posso garantirvi che è davvero ottima. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile. Cliccate anche sulla campanella qua giù per ricevere le notifiche ogni volta che caricherò un nuovo video. Ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!